10 borse formazione lavoro per persone di età compresa tra 18 e 35 anni che risiedono nell'area Casa Auriense sono messe a disposizione nell'ambito del progetto Casa Auria Nature Youth. L'iniziativa è finalizzata a sostenere l'avvio e il rafforzamento di azioni positive messe in campo dai giovani per affrontare le sfide sociali ritenute prioritarie per le proprie comunità, in grado di contribuire fattivamente allo sviluppo locale in chiave sostenibile. Il progetto è finanziato da ANCI e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Giovanili, ed è stato presentato oggi a Pescara dal sindaco di Tocco da Casauria, Rizziero Zaccagnini, insieme alla Presidente dell'Associazione Movimentazioni Luisa Del Greco, al presidente della cooperativa Il Bosso Cristian Moscone, al presidente del Parco Nazionale della Maiella Lucio Zazzara e alla presidente della cooperativa Metis Solutions Valeria Baglione. Sindaco, questo è un progetto che sta già avendo risalto sia a livello locale che nazionale. Come vi state proiettando verso il futuro per sostenere i giovani? Questo progetto ha risalto, come dicevate, perché è 26esimo in graduatoria tra i piccoli comuni a livello nazionale, unico tra i piccoli comuni in Abruzzo. È importante per noi e forse anche per questo a risalto, perché nasce da Tocco da Casauria, che da anni proietta il proprio territorio sulla programmazione dell'ecosostenibilità e delle energie rinnovabili. Oggi facciamo un passo oltre grazie al finanziamento importante dell'ANCI, 60.000 euro di finanziamento, e al 30% di cofinanziamento del comune di Tocco da Casauria. Riusciremo a finanziare all'interno del progetto 10 borse per giovani tra i 18 e i 35 anni dell'area casauriense, con l'idea che si formino rispetto a quello che è una programmazione territoriale ecosostenibile e che vadano poi ad essere incubatori e poi diffusori della cultura dell'ecosostenibilità, ma soprattutto che scendano alla fine del progetto ad un livello pratico, e cioè quello di ipotizzare la costituzione di una vera comunità energetica, dove gli stessi attori protagonisti sono le persone che abitano il territorio, capaci di creare una possibilità di autoproduzione e di ecosostenibilità tutta locale.